Consiglio regionale della Campania, stamattina è un incontro importantissimo, presidente del Corecom Mimmo Falco si incontrerà con il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Sul tavolo il programma 2018 del Corecom, si discuterà di seconde deleghe, si discuterà del piano Agicom. Ma devo dirvi che io sono davvero soddisfatta, perché ricorderete molti di voi che quando mi sono insediata un impegno mi sono data rispetto al Corecom e che la Regione Campania avrebbe dovuto avere le seconde deleghe, perché era giusto per l'editoria della nostra Regione, era giusto per i tanti cittadini e devo dire con la nomina del nuovo presidente del Corecom la prima cosa che ho chiesto al presidente è lavoriamo in direzione delle seconde deleghe, anche perché a me dispiaceva che la Regione Campania, la più importante regione d'Italia, non le avesse ancora. Ci siamo riusciti. Un importante passo avanti. Sì, è una bella soddisfazione perché daremo risposte andando noi sui territori. L'impegno che abbiamo in questo momento, anche in stretta sinergia con la Giunta della Regione Campania che ci deve supportare rispetto a uffici e personale e di decentrare anche. Siamo noi che andiamo dai cittadini, quindi oltre alla sede di Napoli, Caserta, che sono abbastanza vicine, noi apriremo un'altra sede a Salerno e un'altra sede a Avellino Benevento per avvicinarci noi ai territori e credo che anche questo è un messaggio davvero importante per la Regione Campania, per il Corecom, per tutti. Volevo chiederle gli elementi reali di novità che emergono da questa piattaforma biennale. Beh, sono elementi che riguardano la nostra presa in carico rispetto a tematiche che attengono appunto all'editoria, che attengono all'informazione che dobbiamo dare sui temi, è stato detto per esempio. No, tema pregnante, parlavamo di doppie deleghe. Sì, su temi nei quali insomma, oltre a limitarci a un contenzioso tradizionale, quello che c'è tra gli organi di stampa e spesso insomma. L'Agicom, noi sostituiamo l'Agicom nel rapporto con questi organismi e tendiamo di risolvere eventuali problematiche che ci sono di riconoscimento del lavoro che si svolge, di ciò che sul territorio, sulle risposte che si devono dare, le televisioni, i giornali online, la stampa, il web soprattutto. Nell'occhio del ciclone ultimamente per i fatti di cronaca noti che stiamo seguendo. Stiamo vedendo anche in questi giorni, voglio dire. A prescindere adesso da sì, per contrastare appunto queste il web soprattutto, le fake news, le difficoltà che ci sono nell'utilizzo di un web che deve essere utilizzato. Io sono una di quelle che ci crede molto, perché è quello che avvicina di più la gente, il futuro, però con un utilizzo di qualità, con un utilizzo non deformato, non deformato. Rigorosa, quindi con rigore l'utilizzo e anche il controllo. Non c'è dubbio, credo che tutte queste cose sono cose che ci mettono in condizione come Regione Campania di dire dobbiamo fare la nostra parte. Allora l'Agicom ha in questo momento una serie di attività sulle quali sta vigilando e sta controllando. In questo momento quella più rilevante, ma in termini semplicemente di attualità direi, è quella della par condicio, perché come è noto l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni stabilisce quello che è il regolamento che riguarda le TV private in analogia con quello che è il regolamento che nasce dalla Commissione parlamentare di vigilanza, lo applica per far sì che ci sia una parità di rappresentanza delle forze politiche rispetto ai mezzi audiovisivi e questo è un punto di riferimento importante. Però non dimentichiamo che l'attività dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni si svolge su molteplici fronti, che sono quello della tutela dei consumatori, che sono quello della regolazione del mercato all'ingrosso del sistema delle telecomunicazioni. Adesso stiamo esplorando il mondo del web attraverso un approccio molto
direi attento sulle questioni delle fake news e sulle questioni del cyberbullismo, che costituiscono un ulteriore elemento di tutela dei minori. Anzi, mai come in questo caso, questo tipo di tutela dei minori è molto più rilevante, perché come sappiamo le insidie del web sono molto più forti di quelle che si possono realizzare sulla televisione tradizionale, che è sottoposta a delle regole molto più rigide. Altro elemento di novità, le seconde deleghe. Sì, quelle di cui parliamo oggi nella conferenza stampa che abbiamo attribuito al Corecon Campania, una lunga traversata che ha portato a un livello di responsabilizzazione importante che il Corecon Campania saprà conseguire e portare avanti nella maniera migliore possibile, ne sono convinto. Grazie Presidente. Grazie. Moltissimi elementi di novità, prima le seconde deleghe che partiranno appena sarà pronto il Concilia Click, e poi soprattutto io voglio ridare al Corecom il suo ruolo naturale, che è quello di stare a fianco alle agenzie di stampa, alle televisioni locali, alla stampa, a coloro i quali lavorano nel settore dell'informazione. Ne abbiamo le qualità, ne abbiamo la possibilità, dobbiamo mettere in moto questo meccanismo per fare in modo che ci si possano creare centri di produzione, che si possano creare iniziative editoriali in Campania, con il supporto anche economico, dove è possibile, del Coreco. Riferito anche ad agenzie di stampa, presumo? A tutti, soprattutto anche alle agenzie di stampa. Io sono stato chiaro, perché la legge istitutiva, l'articolo 11, parla chiarissimo, queste cose le dobbiamo mettere in cantiere. Dobbiamo recuperare un ritardo e mi auguro che con l'aiuto dei colleghi giornalisti questo ritardo si possa recuperare al più presto. Quindi da maglia nera a maglia gialla? Ma io vorrei diventare, come in Italia, il Giro d'Italia, una bella maglia rosa. Perfetto, siamo in compagnia della dottoressa Nassi. Dottoressa, un grandissimo passo avanti anche per problemi di grande attualità, cyberbullismo, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni. Sì, senz'altro, cyberbullismo e più in generale educazione dei minori e degli adolescenti ad un uso corretto e consapevole del web, delle sue opportunità, delle sue sfide e dei pericoli. Il suo ruolo? Il mio ruolo è di sensibilizzazione di tutti i soggetti istituzionali, quindi la scuola, il garante dell'infanzia, il Corecom, e oltre alla sensibilizzazione un'azione concreta, quindi di monitoraggio sul territorio. Insieme grazie, buon lavoro. E alla Guardia di Finanza. Perfetto, grazie, buon lavoro. Grazie a lei. Benissimo, si è conclusa in questo momento l'importantissima e anche affollatissima conferenza stampa che ha visto attori di questa scena, Corecom, Agicom e Regione Campania, moltissime le novità, moltissimi i temi sul tavolo. È stata una mattinata interessante perché sono emersi elementi di importanza straordinaria. La Regione Campania, che era maglia nera fino a qualche tempo fa, da qui a due mesi conquisterà la maglia rosa, sia per l'informazione, sia per la tutela, sia per le garanzie. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano.